Poker Art è presentato da Immobiliare Oikia, Pizzeria Danini, Ristorante La Perla. Amici del Texas Hold'em, ben ritrovati con Poker Art, il campionato di poker Sud di Lucca in collaborazione con BetPro.it. Siamo arrivati, Emanuel, e mi riferisco ovviamente a Sharky76, il nostro specialista e coautore della trasmissione, ad aver definito i sei finalisti. Sì, finalmente siamo alla settima puntata, siamo riusciti a definire i sei finalisti. Insomma, io auguro a tutti loro di giocare più che altro bene, anche perché noi siamo contenti quando vediamo il bel gioco. E siccome abbiamo definito i nostri sei finalisti e l'ultimo tavolo, il sesto delle nostre semifinali, è proprio il tavolo cruciale perché assegnava posti per la finale, direi di non aspettare, di non fargli aspettare oltre, e quindi vedere la sintesi curata da Luca Motroni. Emanuel, ultimo tavolo di semifinale, da questo tavolo usciranno senz'altro dei finalisti. Apre adesso Easy Push, sceglie di difendere il buio Daniele, con doppio check, e ancora check di Easy Push, potrebbe bastare anche un asso A in questo spot. Guarda un po' timida di Daniele in questo frangente. Sì, anche perché insomma land draw al flop, poi prende il 10. Passo 10 off. Apre ancora per due Neide. Scegli di tribettare. La Neide che con un gioco un po' passivo si è vista shippare un terzo dello stack di partenza. Credo che stia pensando se metterle tutte o addirittura foldare. Sì, l'apertura per due da quella posizione mi ha dato l'impressione che fosse un sintomo di debolezza. Apre ancora standard, invece Tony G per 2.5, chiama subito Easy Push, che giocherà però il colpo fuori posizione, sceglie ancora il check. Devo ammettere che i giocatori si rispettano moltissimo al tavolo. Adesso esce in puntata Easy Push, probabilmente troverà il fold di Tony. Perde le mani anche come 9-10 Easy Push. Potrebbe avere anche un 8, K8 è la mano che penso Easy Push possa avere. Conta molto la size di questa puntata, come abbiamo visto nelle nostre puntate precedenti, Easy Push è maestro. Donna 8, K8, insomma. Nel trovare la size giusta per farsi pagare, in questo caso. Quale mano può pagare? Una coppia superiore? Una coppia o un 6, tipo asso 6. Asso 6 secondo me è la mano che ha Tony G, K8, donna 8, anche Jack 8 suited è la mano che può avere anche Easy Push in quello spot. Nessuno al tavolo sembra volersi inventare giocate fantasiose questa sera. Limp dal bottone di Daniele, chiama anche Neide, ci darebbe la possibilità di effettuare uno squeeze che te coglie al volo. Limp forse è mascherato di Daniele, ma... Esatto, limp mascherato, una giocata che ci sta tutta. O addirittura, come detto, si potrebbe essere inventato una giocata fantasiosa.
No, li credo perché insomma ha fatto un limp dal bottone, poi ha fatto appunto raise a 1050 instant dopo la mia apertura. Ottima giocata di Daniele, mi è piaciuta. La vedo un pochino in difficoltà in aide, forse anche forte del fatto che non riceve mani giocabili. Di aprire per due e spiccioli, prova il call di Menko. Menko 1991 un po' passivo da questo punto di vista, preferisce chiamare la apertura altrui piuttosto che provare a fare azione in prima persona. Sono curioso di vedere come reagirà Menko al flop con l'instant di Menko. Avevo chiuso un trips di 9 con 9 jack, abbiamo avuto una mano fortissima. Menko manda i resti di Aneide, Aneide un po' in confusione. Aneide è rimasta con poco più di 6 bui, anzi con 6 bui esatti, dovrebbe anche metterle tutte. Devo chiamare perché insomma ora Asso è un po', certo che riattiverei Aneide, ma devo per forza chiamare, non posso non chiamare, sono avanti. Adesso sei molto avanti, anche se trova un incastro col 5. Aneide è la prima giocatrice esclusa dal nostro tavolo, si chiude in sesta piazza. Tony G la saluta e la salutiamo anche noi, è stata un'ottima protagonista del nostro programma. Intanto Marco ha osservato che Menko comunque difende molto il big blind e devo aggredire da un'altra posizione il tavolo. Da posizioni tipo early position sono ideali per rubare i bui. Vediamo un po' se l'apertura per 3 qua mi fa, me la fa fare franca, insomma, vediamo che Tony G foldi. Così è. Quindi mi dà un'immagine di range percepita diversa da quella che ho. Ancora tutti comunque discretamente in gioco, sceglie adesso di aprire per due e mezzo. Ho deciso di aprire per 2,5 perché nel caso in cui Tony G faccia push, ho la possibilità di foldarle. Tanto mostra Asso Jack Suited. Buona giocata di Tony Apertura di Tony G. Chiama G. Il dal call. bottone, easy push. A questo punto scegli di foldare, Sì, credo. se erano suited una giratina sul flop l'avrei fatto volentieri. No, sto scherzando, insomma, donna 3 sono mani foldabili. Certo che se usciva 10-3-3. Check, Tony G fuori posizione, chissà che non si sia messo in check raise, easy push, non gli crede e va in puntata. Pensa a lungo Tony G, forse l'idea è proprio quella di fare check raise. Check push. Easy push non aspettava altro, una monster in mano incredibile. Tony ha provato a scippare il piatto, ha trovato pieno easy push. Esatto, ottima giocata di Easy Push Mattia Ridian. Qua decido di chiamare proprio perché così vediamo se riusciamo a vedere il flop in 3. Check check, ci sarà da parte mia di Menko. Non chiudiamo assolutamente niente. Ecco, esce in puntata col colore. Fatto runner. Tony G incredibilmente esce in quinta posizione. Il colpo in mano del tavolo si è animato. Adesso provi a metterci del tuo. Ci pensa a lungo easy push. E ti va sopra. Decido di fare call per vedermi il flop. Peschiamo nel cosciotto, come si dice.
size minima per chiamare il collezionario Ace. Violin, sperando che lui abbia K donna. Passo 10 ancora meglio, ma chiude a River una scala. Lettura stavolta Emanuel perfetta, ma Bloody River Presharky 77. Bloody River Presharky 77, la mia lettura era ottima, li facevo comunque un asso debole. Daniele piuttosto corto, decide di limpare da bottone, adesso esce in puntata, si becca il push di Easy Push che con la bilaterale prova ad andare a chiudere il suo progetto e chiude ancora ed elimina terza posizione Daniele 88. Soprattutto inizia queste zap con un vantaggio incredibile in chips, manda subito ai resti e subito avanti Easy Push, ma colore, attenzione di Menko e River che lo salva, ci ridà un zap. Sì, ci ridà un zap, si è ripreso un bel po' di chips Menko 91. Abbiamo ancora Menko 1991 che dovesse riuscire a vincere questo sit, si conquisterebbe anche la finale. Sì, ha buone probabilità perché insomma ha fatto un quarto posto e nel caso in cui vincesse un primo posto. Adesso a forbet di Easy Push, il call di Menko, un flop tutto a denari. Grande azione in queste zap. Mezzo pot di Easy Push e l'all-in di Menko. Di Menko che è praticamente nazza al flop, stavolta lettura non eccezionale di Easy Push. Menko prende letteralmente il volo. Direi Emanuele che non c'è dubbio, Menko deve mandarle tutte a questo punto. Sì, ogni mano deve mandarle tutte per forza. E per contro deve collare con qualsiasi mano Easy Push, ormai non c'è più margine di gioco. Doveva chiamare per forza Menko, che chiama effettivamente con una mano marginale, ma due carte libere. La doppia Easy Push, ma la doppia, pensate, a 1276, con Menko che è a 16.534. Deve stare però attento Emanuel a non lasciare margini manovre Easy Push. Ogni piatto vinto equivale a 380 chips che potrebbero comunque rimpolparlo, anche se sembra ormai chiuso questo sit, deve aggiungere solo 36. Asso K contro K9 suited. Vince Menko 91 questo sit. E allora Emanuel, come abbiamo visto, sorpresissima, colpo di coda all'ultimo secondo di Menko 1991 che vince l'ultimo sit di semifinale e si aggiudica uno dei sei posti per la finale. Sì, esatto, ha giocato bene Menko in questo sit, a me è piaciuto tanto. Mi dispiace un pochino per le ragazze, che sia Paola Picchi che Anita Mangini non sono riuscite ad approdare a queste finali. Sarebbe stato piacevole avere almeno una delle due ragazze in finale, così non è stato, sarà per il prossimo evento. Ecco, una di quelle più in difficoltà è stata proprio Aneide, come abbiamo visto, tavolo davvero molto difficile da interpretare, tutti ottimi giocatori. Aneide che è stata una delle grosse protagoniste della nostra trasmissione, per il suo gioco molto aggressivo non ci ha capito neanche. Sì, anche perché Marco, rispetto al primo sit che appunto Aneide ha fatto, questa volta il tavolo era molto più tight. Si intravedeva appunto la paura di ogni giocatore di uscire quantomeno in sesta o in quinta posizione, che non gli avrebbe dato la possibilità di accedere alle finali. Essendo un gioco un pochino più tight, Anita ha, in questo caso Aneide, ha trovato delle difficoltà, quando invece nel primo sit, quando c'era il tavolo un po' più aggressivo, che lei predilige appunto un gioco aggressivo, ha prevalso.
Ecco, questa era la sintesi di quello che è successo nel sesto tavolo. Nella nostra seconda parte, come al solito, la discussione delle mani più interessanti e poi i sei finalisti. Oikia Immobiliare è leader nella compravendita e nell'affitto di proprietà immobiliari in tutta Lucca. Oikia offre ai propri clienti un servizio tecnico di un architetto a disposizione per qualsiasi esigenza, nonché di un consulente finanziario. Il tuo più grande desiderio è una casa? Oikia è la scelta migliore per acquistare, vendere o affittare un immobile nel più breve tempo possibile. Pizzeria Danini è qualità! In un ambiente curato grazie ad una tecnica di lavorazione unica del palcoscenico toscano e all'utilizzo di ingredienti solo di prima scelta, potrai assaporare il gusto di una pizza unica. Per te, un'ampia scelta di birre da tutto il mondo ed abbinamenti studiati ad hoc. Pizzeria Danini è in via Guidiccioni a San Concordio, Lucca. Di volta pra casa. Gentilezza, cura del dettaglio e delizie di pesce. Al ristorante La Perla potrai trovare la freschezza del gusto e la possibilità di passare una serata diversa a due passi dal mare della Versilia. Il ristorante La Perla è sul Viale Europa a Viareggio. Seconda parte di Poker Art e la inizierei, Manuel, leggendo proprio quali sono i sei finalisti del nostro campionato. Li possiamo tranquillamente vedere in grafica. Maebel 1967, Pierluigi Nicoletti, AU Mario Antoi, Daniele 88, Daniele Francesconi, 85 Easy Push, 85 Mattia Aridian, Mercuzio PJ, Nicolò Giusti e, giusto appunto, Menco 1991, Andrea Manconi. A loro va il nostro bravo e le congratulazioni per essere arrivati alla finale. Sì, tutti i giocatori si meritano, secondo me, questa finalissima. Hanno fatto vedere anche grandi cose. Secondo me, Marco, ne vedremo appunto delle belle. Ecco, Andrea Menconi, Menco è stato in parte favorito dalla squalifica occorsa proprio a Taia 2012. Di questo ce ne dispiace perché è un giocatore a mio avviso molto forte come Tony G, che sarebbe arrivato a pari merito con Menco, invece è estromesso, e siccome a noi è piaciuto molto come ha giocato Tony G, rivediamo proprio la sua mano finale, quella che l'ha estromesso dal sesto sit e di conseguenza dalla finale. È una mano abbastanza interessante proprio perché il tavolo era molto chiuso, come dicevamo, i bui erano 100-200, apre Tony G a 4,25, trova il call di Easy Push dal bottone, esce un flop abbastanza innocuo perché c'è un 10 a fiori, un 5 a denari e un 3 di pick. Si mette probabilmente in check raise Tony G e ci può stare. Non può pensare di trovare Easy Push con una mano fortissima KK, insomma, mano piuttosto interessante, Manuel. Sì, Tony G tra l'altro aveva una coppia di due, fa questo check raise dopo il flop, quando in realtà appunto Easy Push mostra tantissima forza. La giocata di Tony G ci può stare, anche perché nel range di mani, in quello spot di Easy Push, ci poteva essere Monster oppure una mano tipo Asso K, Asso Donna. Qualora avesse avuto appunto Asso K, Asso Donna, il push di Tony G farebbe foldare Easy Push. Avrebbe fatto senz'altro foldare, quindi una giocata che alla fine lo estromette dal torneo, ma è una giocata comunque di buon livello. Sì, è una giocata di buon livello fatta sul giocatore, che a me è piaciuta, al di là che comunque aveva appunto una coppia di due, però secondo me Tony G in quello spot ha valutato bene il giocatore che aveva di fronte e gli ha fatto questa giocata. Ci può stare come non ci può stare, nel senso dipende molto da chi abbiamo di fronte, in quel caso ci poteva stare. Ecco, questa era quindi la nostra prima mano di stasera.
Un'altra mano invece che ha estromesso un altro giocatore è quella che ti vede direttamente coinvolto. In questo caso, ad esempio, la lettura di Easy Push è stata davvero pessima nei tuoi confronti. Viceversa, la tua giocata è di buon livello, solo la sfortuna è un 10 e un jack a river ti condannano. Ecco, diciamo subito perché in questo caso ha sbagliato Easy Push. Ha sbagliato perché Marco qui si apre una parentesi su appunto la pillola che abbiamo fatto nelle precedenti puntate, che sono i livelli di pensiero. Conosco come gioca Easy Push, l'ho avuto diverse volte al tavolo, è tra l'altro un amico, per cui la mia apertura, che riceve poi la sua 3-bet, lo mette su un range di mani come 10-10 più, mani come un asso 10 suited o un asso debole rientra nel suo range. Io decido di fare call e vedermi il flop in posizione con asso donna, prendo la top 2 al flop, lui checka dopo il flop e io faccio una mini bet proprio piccola perché voglio che lui le metta tutte con il suo asso debole. Lui mi fa il semplice call, si gira un K al turn, a quel punto lo metto anche su un possibile K donna, suited, qualsiasi asso debole, io le mando tutte. Quando lui mi checka di nuovo lui fa questo cry call, come si suol dire, con asso 10 e becca il jack e chiude la scala river. Una giocata che secondo me poteva anche non fare, non ha letto bene la mia mano, tant'è vero che dopo mi ha detto che mi faceva una coppia media. Perché questa è la mano che ti ha visto escluso. Easy Push, che abbiamo visto giocare meglio altre volte, l'ultima mano che commentiamo è una mano abbastanza strana, succede in heads up, c'è molta azione perché c'è un'apertura, una 3-bet, addirittura una 4-bet, il call, si scopre un flop davvero dei più pericolosi perché c'è un flop interamente a denari, decide di puntare ancora Easy Push, si prende il push di Menko e a quel punto, e forse qui l'errore più grave della mano, c'è un call con le banane. Sì, fa un call con il 5, c'ha asso 5 off, Easy Push, quindi un call assurdo, anche perché non batti praticamente niente. Sarebbe giustificato il suo call se avesse avuto l'asso di denari, così non è stato, per cui una giocata sbagliatissima, non è da fare, noi non la consigliamo ai giocatori, insomma, dimenticatevi questo tipo di giocata. E onestamente non è appunto da Easy Push questa tipologia di gioco. Ecco, siccome proprio in questa mano si è risolto il sesto sit and go, perché ha messo sul piatto il 90-95% del suo stack, nella nostra pillola di questa puntata capiamo meglio come gestire proprio lo stack. Luca Motoni. Lo stack. Per stack si intende il totale delle nostre chips al tavolo. La corretta gestione dello stack è una delle basi per ottenere successo nel poker Texas Hold'em, poiché ritrovarsi in gioco con poche chips impone spesso di dover giocare più sulla fortuna che sull'abilità. E allora vediamo come si può difendere il proprio stack senza risultare troppo polarizzati. Dividiamo il sit and go in tre determinate situazioni di gioco. Full stack è l'inizio del torneo, quando tutti hanno lo stesso numero di chips in gioco. In questa fase, quando i bui sono ai primi livelli, è consigliabile entrare in gioco con mani forti o dal forte potenziale post flop, come ad esempio i suited connector. È la fase più giocabile del sit and go, ma al tempo stesso una delle più importanti, proprio perché difendere ed incrementare lo stack vi consentirà di variare il gioco nella parte centrale del torneo. Passati indenni i primi livelli, quando i bui si attesteranno sul 20° dello stack medio, il gioco sarà senz'altro più aggressivo. Arrivare in questa seconda fase non da short stack,
vi concederà di avere fold equity necessarie per poter mostrare muscoli al tavolo ed incrementare il vostro stack in vista della fase finale del sit. Disporre di un buon numero di chips vi garantirà la possibilità appunto di giocare aggressivi con i tight player e al tempo stesso poter difendere i vostri bui dai lose. Ovviamente conterà molto la vostra lettura del tavolo per capire contro chi far valere il vostro forte stack e contro chi invece si dovrà pot controllare. Arriviamo alla fase finale del sit and go, quello che vi porterà a premi. È ovviamente sconsigliato arrivare da short stack che, visto il progredire dei bui, vi porrà nella situazione di push or fold. Analizziamo invece come gestire lo stack nella posizione di chip leader. Nel caso si possegga in tre giocatori due terzi delle chips in gioco, è decisamente preferibile aggredire il tavolo piuttosto che limitarsi a collare gli all-in degli avversari, principalmente per tre motivi. Prima di tutto, concediamo sempre alla nostra mano fold equity. Per seconda cosa, si può sfruttare la bolla. Con due a premio riceverete il call di uno short di rado e solo con mani fortissime poco frequenti in three way. Ed in ultima analisi non lascerete scappare i vostri bui, che a questo punto del sit dovrebbero essere più pesanti per i vostri opponent che per voi. Per bullare il tavolo è importante però che le size delle vostre puntate siano credibili. È inutile ad esempio raisare per due con mani medie se vi espone ad un push che non vorreste chiamare. In caso di forte chip leadership con bui ancora bassi, occhio a non andare in overconfidence col vostro stack e giocare troppe mani in modo passivo. È sconsigliabile pertanto entrare in gioco da fuori posizione e limpare per vedere il flop. Il rischio in entrambi i casi è quello di entrare in gioco con mani deboli che vi possono far lasciare sul tavolo preziose chips che vi serviranno per la fase finale, proprio perché a differenza vostra gli opponent selezioneranno moltissimo la propria mano pre-flop. Ecco Emanuele, abbiamo visto quanta importanza ha lo stack che abbiamo di fronte e quindi prima di salutare i nostri amici da casa rivediamo tutti i partecipanti al nostro campionato con la classifica finale. Ricordiamo che i primi sei della classifica si giocheranno il primo titolo di campioni di Poker Art. Quindi li vediamo proprio in grafica: Mercuzio PG, Yao, Easy Push a 40 punti, Marvel, Menko e Daniele a 36, e sono questi i nostri finalisti. Poi Tony G appena sotto a 32, Easy Money e Christian 777 a 28, e poi a 24 Tribetto Easy, Papi 333, Freddy 68, Comunista più Aneide chiudono la nostra classifica a 20, e come detto purtroppo Tara che è stata squalificata. È un giocatore, è un uomo, ovviamente non è una donna. Ecco, con questa classifica direi che è tutta per la nostra trasmissione di stasera. Nella prossima puntata li presenteremo meglio. Esatto, li presenteremo meglio e secondo me ci sarà delle, appunto, delle soddisfazioni che i giocatori si toglieranno vincendo questo primo trofeo Poker Art TV. E con questo augurio che fa Emanuel Sciacchi 76, che è giunto tra l'altro all'ultimo sit, perché nella finale giocheranno solo i nostri giocatori, noi commenteremo a carte coperte, quindi sarà una scommessa anche per noi. Sì, sarà una scommessa. Tra l'altro Marco, sottolineiamo il fatto che io non partecipo appunto a questa classifica, perché alcuni me l'hanno chiesto: ma come mai non sei in classifica? Sarebbe meglio spiegarlo bene. Non sei in classifica perché te sei il nostro jolly, e a questo punto il jolly ce lo siamo giocato, quindi per la finale solo i nostri giocatori, lo scopriremo solo nelle prossime puntate, e quindi restate con noi.
Poker Art è stato presentato da Immobiliare Oikia, Pizzeria Danini, Ristorante La Perla,